Massimiliano Ratto. All'Expo, anche qui una tradizione per voi, per la vostra azienda? Sì, adesso era un po' di anni che non partecipavamo, ma adesso ci siamo voluti mettere di nuovo un pochettino in gioco, diciamo rinfrescare anche un po' la memoria ai nostri clienti, quelli che magari non ci vedevano da un po'. La nostra ditta, la GR Ratto, è stata fondata da mio padre nel 1983 e siamo tuttora attivi. L'abbiamo fatta anche per spostare un attimino l'attenzione del mercato a quello che è il privato e non solo le industrie, in quanto il mercato oggi offre possibilità e soprattutto tante comodità per quanto riguarda il non scendere dall'auto per parcheggiare, per entrare nell'abitazione, sia dalla villetta, dal cancello, dal box auto, dal garage. Infatti noi ci occupiamo soprattutto di chiusure civili industriali. Una volta il mercato era prettamente sull'industria. Questi prodotti si sono sviluppati molto adesso anche nel settore civile, nel settore dell'uso domestico. Avete avuto maggiore richiesta nell'ultimo periodo? Ma noi diciamo che lavorativamente parlando non ci possiamo lamentare, noi curiamo tutta la zona di Savona e insomma diciamo che a livello lavorativo sicuramente siamo tra virgolette soddisfatti, nel senso che c'è un ritorno, abbiamo clienti di vecchia data, tanti clienti che serviamo proprio da anni e anni, e diciamo che il nostro obiettivo era un attimino anche quello di far conoscere il nostro prodotto, e anche perché tanti magari ci vedevano legati non solo alla Saranda, ma in realtà facciamo anche tante altre cose come la costruzione dei cancelli, la carpenteria, le opere edili riguardanti i nostri impianti. Noi diamo un impianto chiave in mano. Se uno ci chiama per un cancello elettrico non deve chiamare poi il muratore elettricista, noi abbiamo tutte le conformità per poter dare il lavoro finito senza che uno si deve appoggiare a questo e quell'altro per realizzare l'opera. Quindi diciamo per informare un attimino di più quello che è il nostro cliente finale, quello che potrebbe essere il nostro potenziale cliente.